Allora, iniziamo questo nostro meeting oggi parlando di Zoom. Zoom è la piattaforma che utilizziamo da ormai parecchio tempo per i nostri meeting. Si è diffusa molto negli ultimi mesi, ahimè, a causa di questo coronavirus che ci tiene chiusi in casa, non solo noi, ma in giro per il mondo. Spenderei soltanto una parola sul perché è tra le applicazioni più utilizzate per fare questo tipo di lavoro, perché ce ne sono naturalmente, insomma, molte, molte altre, ne cito qualcheduna che magari anche voi conoscete: Google Duo, FaceTime ha un'opzione per poter fare videochiamate anche con fino a 32 persone, WebEx di Cisco, GoToMeeting, Skype, Slack, Facebook Messenger stanno anche loro cercando di implementare una cosa di questo genere. Ma Zoom si è, secondo me, ritagliato uno spazio importante per la estrema semplicità. Il software è molto, molto, molto essenziale nelle sue caratteristiche, sia di funzionalità, sia per quanto riguarda come dire, il layout e la schermata che ci mette a disposizione. Questa sua semplicità, secondo me, non è da confondersi con la semplicità di un programma, ma semplicemente con l'aver realizzato un'interfaccia che risponde in modo molto preciso e puntuale alle esigenze della maggior parte delle utenze. Probabilmente non è il programma, anzi, sicuramente non è il programma che risponde a tutte le esigenze, tant'è che appunto prima se ne citavano alcuni, ma sicuramente a tutti voi vengono in mente altre opzioni possibili. Non ultima, prima parlavamo all'interno del meeting di Microsoft Teams, che magari poi ne parliamo in un altro momento, ma insomma di opzioni ce n'è diverse. Il pro, secondo me, di Zoom è proprio la sua semplicità e nella pulizia dell'interfaccia. Spendo anche due parole su quanto riguarda il caso della privacy, che poi è scoppiato, insomma, forse un mesetto e mezzo fa. Anzitutto, da ieri è stata rilasciata la nuova versione di Zoom, e quella che ho installato è la 5.0. Non mi ricordo adesso la singola build, ma è sicuramente la 5.0 qualcosa, il cui focus è proprio sulla maggior privacy. E questo è stato realizzato, diciamo, con un paio di modalità. La prima e più importante è l'encryption dei messaggi e delle nostre conversazioni end-to-end, quindi point-to-point, che addirittura dal 30 maggio sarà ancora più sicuro, avendo poi una chiave di crittografia variabile e installata in locale, quindi ancora più, insomma, più sicuri della nostra privacy. E quindi sicuramente questo upgrade è stato fatto per questo motivo. L'altra cosa è che certamente hanno avuto dei bachi e dei buchi in relazione alla privacy, ma per quanto ci riguarda, diciamo, come Vision Depth, abbiamo sempre cercato di tenere attenzione a questa privacy, cercando, per quanto ci fosse possibile, di usare delle metodologie che vi suggerisco e che sono una buona regola, diciamo, non solo in Zoom, ma in generale, che sono anzitutto abilitare la waiting room, quindi sono io che faccio accedere le persone e, insomma, penso di aver fatto sempre solo accedere le persone a questi meeting che mi avevano richiesto appunto il link per potervi accedere, perché erano interessati ai nostri incontri. Poi certo, c'è qualcheduno che non ha messo una username
appropriata anche all'interno dei nostri meeting, però diciamo che non sono sempre stati controllati in modo da vedere che cosa possono dire, che cosa possono fare, insomma, ecco. Quindi abbiamo cercato per quanto possibile di controllare questa cosa. Abbiamo poi usato degli altri sistemi che sono, cioè un altro sistema molto importante per tenere un po' controllata il meeting, che è il fatto che non abbiamo divulgato proprio, come dire, via Twitter o via Facebook a chiunque l'ID del nostro incontro. Gli ID sono di 9 cifre, quindi che qualcuno ci entri in modo casuale è abbastanza raro, diciamo così, raro, ma comunque consiglierei a tutti voi di non divulgare su una chat pubblica o comunque su un sistema di social network l'ID di un meeting a cui avete partecipato, a cui avete intenzione di partecipare. Insomma, questa è una regola aurea che era valido anche 30 anni fa per il proprio telefono fisso. Ecco, voglio dire, non è cambiata come principio. Prima di passare la parola a Tommaso, ho ricevuto alcune richieste da voi, ma non soltanto da voi, su come utilizzare al meglio Zoom, nel senso su come utilizzarlo anche in maniera professionale, qualora io avessi bisogno, avessi necessità appunto di organizzare, di fare dei meeting con dei colleghi, quindi non tanto per dei meeting su cui tutti noi abbiamo partecipato per fare un aperitivo, per augurare tanti appunto buon compleanno a un amico, ma in ambito lavorativo. Allora, anzitutto per utilizzarlo appunto in modo professionale, diciamo così. Io vi suggerisco di utilizzare Alt-A per silenziare, per mettervi muto il microfono ogni qualvolta non c'è bisogno da parte vostra di parlare. Questa è una cosa molto importante e trovo che sia molto professionale appunto zittire il proprio microfono ogni qualvolta non è necessario, cioè io non devo parlare. Altrettanto professionale trovo che sia l'Alt-Y per alzare la mano per chiedere appunto la parola a chi sta tenendo questo incontro, chi comunque diciamo organizza e gestisce l'incontro. Questo lo trovo molto utile. L'altra cosa, disattivare la videocamera, è molto semplice, con Alt V di Verona o di video, scusate, si disattiva la videocamera. Perché disattivarlo? Perché attivarla? Non lo so, io ho fatto dei meeting appunto per lavoro e ci sono delle volte dove non voglio dire che sono impresentabile, ma quasi, magari non sono fatto la barba, magari ho la figlia e il figlio che stanno giocando e balzando su di me e quindi è ovvio che, come dire, la videocamera è meglio disattivarla, ecco. Da un'area più professionale, sicuramente il fatto che esca al posto del vostro video, delle immagini riprese da una webcam, che appaia semplicemente il vostro nome, piuttosto che appaiano cose che magari è sconveniente far vedere. L'altra cosa che io trovo molto importante e che secondo me può avere comunque una sua utilità all'interno di un meeting, sono alcune possibilità che ci sono offerte se noi entriamo nelle impostazioni. Se noi entriamo nelle impostazioni, ovvero se selezioniamo nella prima schermata di Zoom Settings, a cui stavo guardando se c'è un tasto di scelta rapida per accedere, non lo vedo, dopo ve lo cerco, ma col tab sicuramente ci si accede. Ci sono delle impostazioni che io vi suggerisco appunto per cercare di essere più professionali, essere riconosciuti come più professionali possibili, insomma. Anzitutto, nella seconda opzione delle impostazioni di questa schermata Settings, ci sono le impostazioni di
video. E qua ci sono due impostazioni di cui vorrei parlare molto rapidamente, che sono Mirror My Video, c'è la possibilità di attivarlo o disattivarlo, è attivato per default. Se attivato, l'immagine che presenta, che viene presentata, insomma, a tutti i partecipanti del meeting è esattamente la vostra, come se foste di fronte a uno schermo, quindi la destra è a destra e la sinistra è a sinistra. Si può disabilitare per dare l'impressione a colui che vi vede, di essere di fronte a voi, e quindi la vostra destra è la sua sinistra. Non c'è un meglio o un peggio, ma è giusto che voi lo sappiate che è abilitata per default, perché banalmente se dovete presentare una cosa da leggere o come dire, un'immagine da vedere, è evidente che, come dire, che cambia completamente prospettiva, e quindi un'immagine o maggior ragione un testo può essere leggibile o non leggibile. Ecco. Successivamente a questa Mirror My Video di cui si parlava prima, c'è un'altra impostazione, mi è stata chiesta, non farò il nome, da una ragazza che partecipa stasera, c'è la possibilità di l'impostazione è Touch Up My Appearance, cioè migliora la mia apparenza, insomma, come mi presento a video. Qual è l'effetto? L'effetto è quello che in televisione si chiamerebbe calza, semplicemente dà una sensazione sul video, sulla pelle del viso, una sensazione di trucco, appena accennata, se volete, ma che vi consente di eliminare imperfezioni o magari il fatto appunto che non siete truccati o truccate alla perfezione. Insomma, questa è una cosa carina da poter attivare. L'altra che invece vi dicevo, sempre in questa sezione video, c'è un'opzione che è di default disattivata, è importante che voi lo sappiate, che è Turn off my video when joining meeting. Questo vuol dire che di default, ZoomTest abilita il vostro video nel momento in cui accedete a qualunque meeting. Se volete ovviare a questo problema, basta attivare questa opzione, Turn off my video when joining meeting, proprio per disattivare in automatico il video tutte le volte che accedete a qualunque meeting. Ultimo, io l'ho usato spesso in questi ormai questi mesi, purtroppo, insomma, di forzata smart working. C'è un'opzione nella schermata di settings che è virtual background. Io facciamo smart working, io e mia moglie in casa, in più c'è mio figlio che, insomma, fa la quinta elementare, quindi studia, e le stanze sono quelle. Insomma, a me è toccato la cucina, senza troppo girarci intorno, bello brutta che sia. E non mi sembrava in alcuni meeting, diciamo, professionali, corretto far vedere la mia cucina, quindi banalmente mi sono messo, con, diciamo, alle spalle il muro, dove ho. Appunto dove ho una parete, e ho la possibilità qua di attivare un virtual background. Vi suggerisco di attivare un virtual background se appunto non volete far vedere dove siete, e questo funziona meglio se alle vostre spalle c'è un muro come dire, con un colore uguale per tutti. Questi erano i suggerimenti che io vi voglio dare per apparire appunto professionali, anche nel momento in cui avete necessità di utilizzare la Zoom per, appunto, per incontri o per incontri a livello professionale. So di qualcuno che fa anche colloqui di lavoro via Zoom e così via. L'altra cosa, e ultima, poi lascio la parola a Tommaso, è la possibilità di condividere lo schermo. Questo è utile se appunto nel momento in cui siete voi l'amministratore di un meeting, perché l'avete organizzato voi l'incontro, o perché chi ha organizzato l'incontro vi cede per quel momento la gestione del meeting, c'è la possibilità di condividere lo schermo, quindi di far vedere soltanto una schermata oppure tutto lo schermo e così via. L'opzione Alt, Shift e la S, per
per attivare la condivisione di questo, del vostro schermo. Le opzioni che vi si presentano, vi suggerisco di provarla magari prima di usarla, potete provarlo magari con un amico. È molto interessante perché a contrario di altri software, questo invece, secondo me, Zoom è una particolarità di Zoom che è davvero molto molto bella. C'è la possibilità di condividere tutto lo schermo oppure soltanto un programma, quindi una finestra. Quindi se per esempio avete un PowerPoint da condividere, potete condividere soltanto la finestra di PowerPoint. Quindi voi potrete continuare ad utilizzare il vostro computer per leggere le mail o appunto o magari leggere e tenervi aperto un notepad per spiegare questo PowerPoint, ma invece le persone con cui avete condiviso lo schermo vedranno solo la finestra PowerPoint che voi avete condiviso. E poi, ultimissima, ma questa invece per me, per noi è molto importante, c'è la possibilità di condividere con gli altri partecipanti del meeting, oppure non condividere, e la non condivisione è l'opzione di base, il suono del vostro computer. Questo è molto importante per noi perché se avete abilitato JAWS e non condividete il suono, non condividerete neanche la voce di JAWS. È ovvio che nel momento in cui JAWS parla attraverso un microfono ad alta voce, probabilmente qualcosa entra nel vostro microfono, ma se invece lo passate magari in cuffia, è molto probabile che le persone non sentiranno il JAWS. Ci sono delle opzioni della condivisione di schermo avanzate che sono, secondo me, possono essere utili in rari casi, ma ve le dico soltanto, che sono: una è la condivisione solo di una porzione dello schermo, quindi tutto lo schermo, ma solo di una porzione. E l'altra, che secondo me è interessante, ma non l'ho mai provata, dico la verità, è la condivisione non dello schermo, ma bensì delle immagini riprese da un'eventuale seconda telecamera collegata al vostro PC. E in ultimo c'è la condivisione di files attraverso Microsoft OneDrive, Google Drive o Box, che è direttamente il cloud di Zoom. Queste sono le impostazioni, diciamo così, di base, ma che secondo me è importante che voi conosciate di Zoom. Se ci sono domande, alzate la mano così vi rispondo. E se no, cedo la parola a Paolo. Vai. No, Sì, vai Paolo, io no. ti sento. No, volevo semplicemente sapere come si Sì. fa intanto, non so, forse perché stavo un po' girellando qua, ma per accedere poi alle impostazioni, quindi, cioè a tutte le impostazioni di Zoom, c'è un tasto? Sì, allora scusami Paolo. Allora, nel momento in cui tu entri in un meeting di Zoom, hai due schermate di Zoom aperto e quindi con Alt Tab per vedere le impostazioni devi selezionare la schermata che si chiama solo Zoom, mentre la schermata che si chiama Zoom Meeting è la schermata del meeting specifico a cui siamo noi dentro in questo momento. Ecco, non E sì. all'interno di questa schermata, appunto Zoom, che si chiama Zoom, c'è col tab lo trovi, c'è un pulsante che si chiama Settings. Lo selezioni e ti sposti all'interno poi delle aree all'interno di questo Settings. Poi, se vuoi, magari chiediamo a Tommaso di farci vedere meglio come si naviga all'interno qua, ma insomma è una schermata abbastanza standard dove c'è un lato sinistro in colonna con le impostazioni che sono General, Video, Audio, Share Screen, Chat, Virtual Background, Recording, Profile, Statistics, Keyboard Shortcut e Accessibility. E sulla destra, una volta selezionata una, come si dice,
una di queste opzioni generali, si ha la possibilità col tab di spostarsi all'interno delle impostazioni di quella categoria. Ce n'è diverse, io poi adesso non le conosco neanche tutte, dico la verità, ma ce n'è diverse. Però secondo me è importante almeno conoscere quelle che ho detto per non rischiare di fare brutta figura, anche se magari non è il termine giusto, però cercare di apparire il più professionali possibili, no? Magari sfruttando anche i meeting tra di noi per apprendere qualche trucco, ecco. Carlo, hai una domanda? Carlo? Carlo, non ti sento. Pronto, Carlo? Mi senti? Sì, adesso sì, Carlo. Volevo dirti, come si fa a passare l'host? Allora, per passare l'host devi selezionare nella schermata dei partecipanti, devi selezionare che si attiva con Alt e la U di user, devi selezionare uno dei partecipanti. Nel momento in cui hai selezionato uno dei partecipanti, c'è un task che è More, ok? Dentro More, e dai invio su More, dentro More ci sono diverse opzioni. La terza è Make Host. Nel momento in cui tu dai invio, rendi host, rendi quindi gestore di questa di questo meeting la persona da te selezionata. E lui poi allo stesso modo me lo può riportare. Lui nello stesso modo te lo può riportare, ma tu lo puoi riprendere in ogni modo, perché all'interno sempre della schermata participant c'è un tasto a cui puoi andare con il tab, contraddistinto da puntino, 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 e all'interno di questo puntino, 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 uno delle voci è di riprendersi l'host. Cioè, se tu sei quello che ha organizzato originariamente te lo puoi riprendere quando vuoi. Sì. Va bene? Grazie. Niente. Grazie. Do la voce a Costante, che ha fatto una domanda. Costante? Costante, non ti sentiamo? Mi senti? Sì, adesso sì. Okay. Sì. Allora, non so se ho fatto qualcosa, però io qui c'ho un'altra interfaccia, perché nella finestra che si chiama Zoom, se mi contava, c'ho Gallery View, Enter Full Screen, Alt F, Meeting Information, Audio Settings. Sì, no, hai ragione, ma quella è la schermata Zoom Meeting. Ah. Invece la schermata delle impostazioni la trovi dentro la prima schermata, proprio quando lanci Zoom, che è appunto Settings. È proprio una schermata diversa. Prima. O l'ho chiusa per sbaglio, perché io tra l'altro ho acceduto al meeting usando il link che c'era nella mail. Ah, allora probabilmente quella. Non ti apre quella prima schermata. Perché mi aveva aperto una finestra di Zoom, prima Zoom, però sotto Google Chrome, e poi mi ha chiesto l'autorizzazione, okay. E poi mi ha aperto durante il meeting. Ah, ok. Allora per quello che non la vedo così. Sì, probabilmente per quello. Okay, Vincenzo, ho visto che avevi tirato su la mano, se vuoi. Sì, mi senti? Mi sentite? Sì, benissimo, Vincenzo. Oh, grazie. Allora, intanto ciao a tutti. Non mi sono presentato prima da maleducato, ma perché c'era confusione. A proposito di hosting, sì. Io volevo chiederti, probabilmente lo farà il nostro amico Tommy, ma tratteremo anche la parte hosting che riguarda per esempio l'unmute di tutti, di quei comandi diciamo che sono proprie di chi gestisce evidentemente il master dell'hosting della chiamata? Non lo so, nel senso che mi piacerebbe, vediamo se ci arriviamo, Vincenzo. Non servono però altri strumenti, immagino, no? Cioè tipo Zoom Room, quelle cose lì, cioè è tutto gestibile comunque da qua, giusto? Anche se uno è hosting. Sì, assolutamente sì, l'interfaccia non cambia, è tutto gestito da qua. Nel momento, diciamo che l'unica cosa che si complica un po' nel momento in cui stai facendo lo share dello schermo, perché naturalmente tu ti sposti
in un'altra, certo. In un'altra, cioè ti stai spostando in un'altra schermata, che sia un PowerPoint o che sia Internet Explorer e così via, ma stai facendo vedere il tuo schermo. Sì, ti porti dietro l'hosting sugli schermi, certo, sulle cose che fai. Certo. Bravo, esattamente, però non accedi neanche più a quei tasti, diciamo, rapidi di Zoom. Certo. Banalmente, se vuoi chiudere il tuo microfono con alta non ti non lo fai, esatto. A meno che non hai, cosa che io mi sono fatto mettere, ho acquistato una cuffia con il mute a pulsante, no? Sì, certo. Quelli USB, quello è un ottimo acquisto, perché ti permette di almeno disattivarti e attivarti quando serve. È vero, sì. Quello, oppure hai degli script specifici, ma questo magari poi ne parla dopo. Ok, grazie. Niente, figurati. Tommy, ti cedo la parola. Ok. Allora, io come prima cosa vorrei far vedere due finestre che secondo me sono fondamentali, anzi tre. La prima, due finestre che in realtà tutti quasi conoscono, che sono rispettivamente Insert W e Insert H. Questo perché? Perché se non vi ricordate i tasti, che sono oggettivamente tanti, ed è difficile ricordarseli tutti. Quindi, volevo un attimo spendere due parole per ricordare questi tasti qui. Insert W per vedere quelli che sono i tasti più comuni di Zoom in generale. E Insert H per invece vedere quelli che sono i tasti di JAWS. Farò una brevissima carrellata di queste due finestre per spiegare a cosa servono i tasti, perché sono qui quelli principali che dovete assolutamente sapere. Quindi, senza dilungarmi però troppo, andrò comunque a vederli uno per uno, perché mi sembra indispensabile che appunto si sappiano e si ricordi per se si vuole usare Zoom in modo, diciamo, proficuo. Quindi, se Andrea mi dai lo share... Già, no, io ti ho dato l'host e fai come vuoi tu. Ok, sono già pronto, vedo qua. E dovrei già essere a posto, in teoria? Sì. Audio settings pulsante Atenina. Perfettissimo. Attenzione, Max 83 Resena. Ok. Allora... io posso innanzitutto fare Insert W. Attenzione, e Max. Vi spiegherò un pochettino quali sono i tasti generali che ci sono qui, che si possono utilizzare dentro un meeting. Di seguito trovate comandi da tastiera utili per Windows. Per accedere a di seguito trovate Start Video Set. Di seguito trovate comandi Security pulsante Atenina. Di seguito trovate alcuni tasti di e-commerciale, product e come descrizione, come link aiuto a schermo in impostazioni di default, open zoom, non ha caricato, no comment, passaggio, news, pause, annotate impostazioni di default. Okay. Cioè, proprio adesso succedono perché cose. Perché sei dentro la schermata Zoom e non Zoom Meeting. No, ma comunque dovrebbe rilancio versione, zoom, document, skip, meet, zoom, meet, okay. Stop, impostazioni di default, mute, audio, start, video set, secure, impostazioni di default, CSRSS. Andava fino a un secondo fa. Sempre così. New chat, pause, annotate, remote con more, dot bottom. Di seguito trovate con impostazioni di default, CS. Stop share pulsante. Ah, ok, ho capito dov'è il problema. Il problema è che durante lo share dello schermo si disattivano momentaneamente gli script. Ho scoperto con voi questa cosa. Bellissima questa cosa. Cavolo. Comunque sappiate che quando si share lo schermo cambia la DLL di caricamento e quindi gli script vengono disattivati. Cavolo. Allora, vabbè, farò un'altra cosa. Vi porterò un attimino a scoprire quelli che sono i controlli della schermata di Zoom. Mute, allora, mute, abbiamo mute. Innanzitutto questo che è il pulsante mute, da sapere assolutamente. Alt A, tasto rapido. Io qui non ve lo posso far vedere, ma se premessi Insert W potrei, vi verrebbe descritto. Alt A di Ancona. Attenzione, esposito menzionante Asle. Alt A che permette di zittire o riattivare rapidamente il microfono. Audio settings pulsante. Audio settings. Questo è molto importante perché al volo, se io premo questo pulsante, mi consente di scegliere quella che è la sorgente audio, sia a livello di microfono che a livello di scheda audio. Andiamo un attimo a vedere che cosa succede qui. Se io premo spazio su questo pulsante. Menu contestuale, microfono R2 Realtek R Audio, che chiede. Ok, questo è il mio microfono. Io ne ho solo uno, ma se avessi più microfoni potrei scegliere quello che effettivamente voglio utilizzare. Vado in basso. Messaggio stereo 2 Realtek R Audio, che chiede. Questo è una delle mie opzioni di output, diciamo, per sentire la voce.
e quindi posso, attenzione, Marilisa, posso scegliere quello che voglio. Se ci avete fatto caso, ha detto unchecked, quindi io posso attivare o disattivare a seconda queste sorgenti audio. È chiaro che quando ne attivo una, ne disattiverò di conseguenza un'altra. Same as system, unchecked. Same as system, quindi lo stesso del sistema. Speaker 2, Realtek R audio, e qui andiamo al speaker, quindi abbiamo questo Realtek. E addone 2, Realtek R audio, abbiamo unchecked. La mia cuffia Realtek audio, che quindi sto usando adesso. Same as system, unchecked. Same as system dice che posso usare lo stesso del sistema. Test speaker commerciale microfono. Questo punto, è un punto, test punto. Che posso fare se voglio verificare lo stato delle casse o delle cuffie. Io in questo caso non lo farò. Switch top on audio. E qui posso, se io ho un telefono collegato di quel tipo VoIP, posso inviare l'audio a quest'ultimo. Leave computer audio. Qua mi permette di escludere l'audio, quindi se io voglio comunque essere nel meeting ma senza l'audio. Audio settings, punto, punto, queste punto. Sono le impostazioni dell'audio. Le impostazioni dell'audio sono molto importanti, perché da questa schermata, per rispondere anche a quello che mi veniva chiesto prima dei settings, se si preme qui, comunque si può accedere a tutti quanti gli altri settaggi, perché se io vado qui, chiudo menu settings, si apre di fatto la schermata dei settings, quindi audio. Io adesso advanced posso audio. Scegliere audio, ma posso anche scegliere video. General. Video audio. Share screen dello schermo. Cut. Tutto quanto il resto, chat, insomma tutte le categorie di opzioni che io ho a disposizione. È chiaro che appunto, anche se io quindi non ho la schermata di Zoom, attenzione, prova Alessandro, io posso comunque usare questo bottone per accedere alle impostazioni in maniera rapida. Quindi se io faccio audio setting o video setting, poi da lì posso accedere a tutte le impostazioni che voglio. Audio setting, start my video, pulsante, attenzione. Start my video, tasto Alt più V, quindi V di Verona, V di video, che io posso comunque usare per accendere o spegnere la telecamera. Video settings, video settings, come abbiamo visto prima, da questo ulteriore menu si può scegliere la telecamera. Security, pulsante, sicurezza, questo è molto importante. Andiamo a vedere che cosa succede qui. Sicurezza, io posso scegliere varie cose. Menu contestuale, lock meeting. Lock meeting. Qui io posso bloccare la riunione in modo che nessun altro possa partecipare. Questa è una delle opzioni che, come chiedeva prima Vincenzo, solo l'host ha a disposizione. Enable waiting room, attivato. Enable waiting room. Attenzione, questo solitamente lo disattivo perché non mi è diciamo congeniale dover sempre stare a controllare chi è in sala d'attesa. Comunque questo cos'è di fatto? L'host da qui può decidere di avere una stanza diciamo pre-meeting, in modo che chi entra non venga ammesso automaticamente ma vada ammesso a mano. Quindi se qualcuno mi entra adesso nella riunione, attenzione, dovrà passare prima da questa sala d'attesa, io potrò decidere se ammetterlo o meno nella riunione. Allora, participant store, share screen. Qui posso scegliere che cosa far fare ai partecipanti. Posso scegliere di permettergli di condividere lo schermo. Allora, participant store, attivato. Chat. Io posso anche volendo non farvi chattare, non permettervi di chattare, non lo farò ovviamente, ma se io fossi in un webinar dove devo tenere un corso, dove qualcuno deve tenere una lezione e non voglio disturbi di alcun tipo, posso decidere di escludere questa opzione qui. Allora, participant store, in avete service attivato. Posso scegliere che i partecipanti si possono rinominare se vogliono. Allora, participant store, annotate on sharing content attivato. Fare delle annotazioni sullo schermo condiviso, purtroppo questo non è accessibile. Rimuove participant punto punto punto. E qui posso rimuovere un partecipante, quindi buttarlo fuori. Report punto punto report, punto. Se qualcuno si sta diciamo comportando in maniera poco consona, posso segnalarlo. Log meeting. E torniamo in cima qui. Usciamo da questo menu con Escape. Open participants panel, 52 participants, pulsante. Ok, questo è il pulsante dei partecipanti. Prima di andare avanti lascio un po' di spazio per le domande, che se ce ne sono rispondiamo. Poi vado avanti con il pulsante, il pannello dei partecipanti e quello della chat. Attenzione, Paolo Tomasi, rise down. Allora, Paolo, vai. Siamo? Sì. No, volevo dire, quello che ha spiegato fino adesso però è la finestra, se ho capito bene, del meeting, no? Non quella, giusto? Ci siamo fin qui?
Sì, quella del meeting. Ecco, dopo vi farò fare un piccolo escursus anche di quella principale. Ecco, no, va bene. A posto, grazie. Niente. Ti ricedo, Tommaso, l'host. Vai, Tommy. Ok, allora, questo diciamo, pannello del meeting contiene due ulteriori, diciamo, sezioni che si possono espandere o comprimere, quindi si possono scegliere di visualizzare oppure no. Quindi io posso scegliere se visualizzarle, nasconderle, quindi posso averle tutte e due visualizzate, tutte e due non visualizzate, o una sì e una no. Per diciamo così, aprire il pannello dei partecipanti si usa Alt-U, U di user, mentre per il pannello della chat si usa Alt-H, H di hotel, non lo so, di hotel, esatto, perché non mi spiego altrimenti come possa essere. Comunque, vabbè, andiamo a vedere subito il pannello dei partecipanti, quindi Alt-U. Ecco, io con questo potrei filtrare la lista dei partecipanti, se voglio ci sono molti partecipanti. Adesso... Non vediamo più il tuo schermo, Tommaso. Okay. Allora, andiamo a vedere subito il pannello dei partecipanti. Participants 52. Participant list, use arrow key to navigate and press tab for more options, casella elenco. Ok, adesso qui ho tutta la lista dei partecipanti. Giuseppe Massimiliano Tralli, Laura, computer audio. Giuseppe Massimiliano Tralli, computer audio. Prendiamo di mira Giuseppe Massimiliano Tralli e andiamo a vedere con il tab che cosa possiamo fare. Iniziare keyboard, Giuseppe Massimiliano Tralli, computer audio, mute pulsante. Possiamo togliergli il muto, quindi lui potrà parlare. More options for Giuseppe Massimiliano Tralli, pulsante, attenzione, Marco Gerometta, center and invite drum list, use arrow key to navigate and press tab for more options, casella. Adesso che qualcuno ha chiesto di essere ammesso, è automaticamente comparsa un'ulteriore lista di persone che io posso ammettere alla riunione. Facciamo che io voglio ammettere appunto Marco. Marco Gerometta, admit pulsante. Andrò di tab, admit, io premerò qui. Attenzione, from Laura to Everione, sullo schermo si vede solo il desktop con un alert sull'aggiornamento di GAP. Menu sistema, rischiudo menu, input arc. Buonasera a tutti. Buonasera. Scusate il ritardo, ma ho avuto qualche inconveniente. Capita, Marco. Annotate pulsante. Tommaso, in effetti, scusami, non so perché si vede soltanto il tuo desktop. E adesso? Ancora, è la schermata di Joseph per l'aggiornamento. Oh, oggi proprio non... Oggi sta per piovere. No, sul serio, veramente. Tra gli script che non si caricano. Io comunque lo share ce l'ho attivato. No, adesso hai stoppato lo screen share. Ecco. Continua a vedersi solo. No, eccolo. Adesso personal meetings. Ok, perfetto. Annotate pulsante. Vedete dove sono? No? Sì. Remote control. Perfetto. More pulsante. Allora, sente anche la voce di Giorgio. Perfetto, torniamo alla nostra lista dei partecipanti. Attenzione, from Laura to Everione, grazie. Participants 5. Prego Laura, cioè grazie a te di averlo segnalato. Messaggio pulsante. More options to manage all participants pulsante. Unmute all pulsante. Mute all invite pulsante. More options for max. Unmute pulsante. Participant list. Use arrow key to navigate. Tommy, scusami. Adesso vediamo fissa la personal meeting ID settings, ma nient'altro. Attenzione, due per OPA enter in tab in drum fortissime. La cosa è davvero. Anche perché non è mai successo. No, infatti. Non so se ci sono delle opzioni nuove nello share della. Giuseppe. Magari Andrea, se vuoi fare tu innanzitutto un pochino un tour di questa finestra, intanto che io sistemo i problemi.
Sì, certo, certo, certo. Mi piace certo. moltissimo, perché questa non ci voleva proprio. Attenzione, EO sta su dal participant, si pone computer audio. Attenzione, barra assolente a meeting. Allora. Ho sospeso lo sharing di Tommaso in modo che possiamo riprendere, posso riprendere io meglio la parola e vedere di portare avanti questa cosa. Non so come mai non c'è lo share. Come ha sempre funzionato peraltro, quindi non so che dire. La schermata che vi stava facendo vedere Tommaso è quella del settings all'interno di un meeting. Volevo invece farvi vedere le impostazioni che vi ho fatto vedere prima, sperando che a me funzioni. Adesso chiedo anche aiuto a voi e io provo a fare lo share e provo a fare appunto lo share. Pulsante per attivare premere. Attenzione, audio nuovo muted. Attenzione, allora, spero che possiate sentire il mio e vedere il mio desktop e la mia schermata. Allora, sono nella schermata menu contestuale. Menu contestuale per chat a vedere. Non mi fa più. From Alessandro Rossetti, Tome 2 punti jazz, parla con una voce un po' robotica. Ok. Sì, è il mio Jaws. Allora. Tab, sto lasciando il menu. Return Tome e il pulsante. Per tab, schedule pulsante. Allora, questa è la prima schermata di Zoom. Ed è quella dove troviamo appunto. Tab, martedì 28 aprile 2020. Tab, cambia background image. Tab, no comment. Tab, home scheda attivato selezionato. Per tab, se archeditazione di tab, zoom, Andrea Baglio. Tab, setting pulsante allora, per attivare questo con spazio. Il tab ho girato all'interno di questa schermata Zoom. Trovate alcune impostazioni tra cui return. Scusate, si sta vedendo lo schermo del desktop. Ah, non vedete la mia schermata Zoom? No, il desktop. Ah, allora aspetta che provo a rifare Alt S, Screen, Advance, vado a vedere se Advance c'è qualcosa, ma non direi. Adesso vedete la schermata di Zoom? Sì, okay. Sulla parte sinistra si vedono i partecipanti. Sì, sì, e... sì, quello è il mio schermo. Sì, 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 sì. Posso attacca. Non funzionano gli script, appunto, come diceva Tommaso, quindi non riesco a toglierla se non facendo in questo modo. L'ho fatta sparire. Pulsante. Allora, torniamo a settings pulsante settings. E apro la schermata di settings, spero che la possiate vedere. Massimiliano Matteo, sì. Perfetto. Allora, mi sposto un attimo col tab. Tab general, per spostarvi ad un elemento premete le frecce. Ok, con le frecce. Video, per spostarvi ad navigo un elemento. Su questa prima elenco appunto di opzioni. Se seleziono From video. Sotto il video. Ci sono proprio le opzioni, voi vedete me forse, e la mia cucina. Lucas left. Margherita e commercio. Se From William Tome 2 punti funziona. Margherita e... Se vedete le opzioni, nel momento in cui ho selezionato video, mi sposto adesso con il tab. Tab, rotate 90° pulsante per attivare premete spazio. Tab, camera 2 punti integrate webcam. Queste sono le prime opzioni
che io ho nella sezione video. La prima era ruotare di 90 gradi, la seconda è selezionare quale camera utilizzare. Io ho soltanto l'integrated web camera, quindi non ho altre opzioni. Se si possono usare 16 noni oppure l'aspetto originale video. Tab, enable HD, casella di controllo attivato, per togliere la spunta premere. Enable HD. Tab, mirror video, casella di controllo. Questa è l'opzione di cui vi parlavo prima, quindi mirror video, è la mirror my video, la possibilità, se attivato per chi lo vede. Spazio non attivato. Lo disattivo, viene ruotato appunto di 180 gradi la mia immagine, proprio per far apparire come se fossi fossi di fronte a una, a uno specchio, oppure no. E l'altra casella di controllo attiva è touch up my appearance. Ora sono, come dire, la mia apparenza è talmente bella che naturalmente il software non fa niente, ma nel caso in cui uno ne avesse bisogno può attivarla per cercare di per cercare di migliorare il proprio aspetto attraverso la webcam. Gli altri aspetti con lo shift tab video, casella di controllo attivato. Con lo shift F6 mi risposto sulla sono rispostato alle opzioni generali, quindi all'elenco dall'alto verso il basso. Share, e qua ho la possibilità di andare a selezionare altri parametri. Avevo parlato prima del virtual background. A questo punto ve lo faccio sentire quali sono le opzioni. Lo seleziono con invio. Invio. Mi sposto col tab. Tab, rotate 90. Resta rotate 90, 90 gradi, perché comunque a schermo vedo la mia immagine e ho la possibilità appunto di ruotarlo di 90 gradi. Col tab mi sposto ancora. Tab, add image or video pulsante per attivare premesse. Purtroppo l'interfaccia di Zoom è in inglese, almeno al momento è solo in inglese. Solo in inglese, no, magari c'è in altre lingue, ma certamente non in italiano. Il primo pulsante che trovo è la possibilità di aggiungere io un'immagine. Tab, casella, elenco, nome. Per spostarvi ad un elemento premete le frecce. E qui con le frecce mi sposto all'interno della... Invio, back. Mi sposto all'interno della schermata. Shift, tab. Per poter selezionare la... Sfondo senza SR, logo, vision, depth. Aperta parentesi, logo sottolineato, vision, back. Ok, mi sposto con... Northern Lights, Art, Grass, San Francisco. Ok. None. Quindi, mi sposto con le frecce destra e sinistra, pardon, per chi non avesse sentito Jose. Con le frecce destra e sinistra mi sposto all'interno di quelli che sono i background che ho sul mio computer. Il primo è None, quindi nessuno. San Francisco. San Francisco, c'è, cioè, il bel ponte di San Francisco. Grass. Grass è erba, quindi ci sono io e lo sfondo è diventata l'erba. E Heart. Heart, sembra che io sia sullo spazio e lo sfondo appunto è diventato un cielo stellato e un'Europa, potrebbe sembrare un'Europa, appunto di notte, quindi si vedono le luci. Poi ci sono due sfondi. Vivi, diciamo, video. Uno è Northern ed è l'aurora boreale. Beak. E l'altro Beach, Giorgio lo legge Beak, ma è Beach. Quindi sullo sfondo ho una bella palma con una spiaggia e un mare veramente bellissimo che fa molto invidia in questo periodo. Queste sono le opzioni che secondo me hanno un suo perché, quindi hanno devono essere conosciute. Ecco, l'ultimissimo tra le impostazioni c'è profilo e ho la possibilità appunto qua di modificare il mio profilo, quindi di scrivere il mio profilo. Io ho il profilo Andrea Maglio, ho la possibilità eventualmente di cambiare o di modificare l'abbonamento. Lucas, inviting Rome for this meeting. Per chi fosse interessato a crearsi un account su
su Zoom. Attenzione, Lucas Left Tab. È qui che probabilmente può. Attenzione, cioè è qui che sì, è qui che può cambiare la, la sua sottoscrizione o la, l'abbonamento, insomma, alla, a Zoom. Questo è quanto è possibile fare all'interno della, della schermata. Attenzione, due Escape. Della, della schermata di Zoom. Stoppo lo share in modo da vedere chi ha chiesto la parola per poter offrire, spero delle risposte. Allora, aspetta che riattivo. Allora, Carlo, vai, dimmi. Scusa una cosa, Andrea. Sì. Io continuo a sentire le persone che entrano, che per vari motivi si collegano e scollegano. Perché? Allora, perché nel momento in cui chi fa lo share del software, in questo caso io, se è questo a cui ti riferisci, io ho un sistema di informazione di chi entra o esce appunto da questo meeting. Quindi dipende da te. Dipende dal mio JAWS, sì. Dipende dal mio JAWS, ma in realtà anche sul tuo, anche sulla tua macchina dovresti avere questa informazione. Poi magari Tommaso ne parla con una... Come si fa ad attivarla o disattivarla? Te lo spiega Tommaso tra poco. Grazie. Niente, ci mancherebbe. Giuseppe? Mi sentite? Sì. Volevo chiedere quanto costa l'abbonamento di Zoom. Ah, dipende, ci sono diverse... Diciamo no, per non quelli professionali, per dilettanti, insomma. Non so se c'è, come dire, per l'abbonamento... Per privati, ecco, per privati. Oh, io l'ho fatto e costa circa 110 euro all'anno. Esatto, però grazie. Non c'è un abbonamento, diciamo, per privati, c'è un abbonamento dove il minimo è appunto un centinaio di euro all'anno. Ecco. Va bene, grazie. Niente, ci mancherebbe. La parola a Paolo, vai Paolo. Ci siamo? Sì. No, Andrea, scusami, no, per carità, che non vorrei essere ripetitivo. Allora io ti volevo ripetere, facendo qui però Alt Tab, come avevi detto te prima, per passare da una schermata all'altra, sì. A me dopo quella del meeting mi dice Zoom Cloud. Perché probabilmente Paolo, perché tu probabilmente per accedere al nostro meeting hai fatto click sul link dell'email. No, assolutamente. A me mi dà quella schermata del meeting e poi mi dà la schermata questo Zoom Cloud che mi dice la versione e join a meeting, ma non mi dà altre, capito? Non mi dà altre cose. Mi dà la versione che è la 4.5. Ah, ok, ho capito. Tommy? Perché tu non hai un account su Zoom. No. No. Per avere la schermata che Andrea dice, tu devi crearti un account su Zoom. Ah. Perché chi non ha un account può soltanto vedere, diciamo così, Può essere solo utente. Esatto, ma non può amministrare, diciamo, delle impostazioni o stare un meeting. Ma l'account si può fare? Sì, o... sì, l'account è gratuito. Sì. Ah. L'account puoi anche... devi andare... Esatto. Puoi anche, scusami, puoi fare un account ed è gratuito, creare un account è gratuito. Puoi anche, ma questo era uno dei motivi che, come dire, contrastava con le regole, le buone regole di privacy, puoi anche non crearti un account, ma accedere con i tuoi account di, per esempio, Facebook. Questo era uno dei buchi che avevano trovato, cioè che se tu accedevi con l'account di Facebook, Facebook si impossessava anche delle tue informazioni senza che tu lo sapessi. Ma ora lo si può fare con Facebook adesso questo? Sì, no. Sì. Ah. Sì, puoi accedere con Facebook, ma diciamo che ti avvisano che passano i tuoi dati a Facebook. Ah, giusto. Prima non ti avvisavano.
Va bene. Diciamo che non è cambiato niente. Vedi, allora questa era una cosa, vedi, allora io vi chiedo scusa, ma è perché non mi tornava la cosa, capito? Dico, ma come mai che non ci va quell'altra? Vabbè, è a posto così. No, figurati, no, ci mancherebbe. No, non ti preoccupare, non ti devi scusare per queste cose. Camillo, c'è una domanda anche da parte tua, vai. Camillo. Alta A per prendere, per come dire, per abilitare il tuo microfono. Perché non ti sentiamo, Camillo. Mi sentite? Vai. Sì, adesso benissimo. Eccoci. No, allora il problema sono io in realtà che ho di default spento il microfono e devo premere la barra spesatrice ogni volta per attivarmi. Ok. L'ho fatto per una comodità. Okay. Allora, per quanto riguarda il discorso dei costi, volevo dire, perché è stato chiesto, allora mi permetto di dirlo. Allora, costa 18 euro al mese, questo il tipo di abbonamento minimale che permette di avere un meeting con almeno 100 partecipanti ed una durata illimitata. Poi volevo chiedere, per quanto riguarda il discorso volevo capirne di più per quanto riguarda il discorso del controllo remoto, quindi della condivisione di JAWS, di queste cose qua, se fosse possibile. Grazie. Rispondi tu, rispondo io. Come vuoi, Tommy. Allora, noi, io e Tommaso abbiamo fatto diverse prove, altri meeting, quindi siamo da una parte abbastanza esperti e dall'altra le possibilità sono tante, quindi magari non le abbiamo proprio provate tutte. Allora, c'è la possibilità per chi fa lo share dello schermo anche di, come dire, dare la di default dare lo share dello schermo vuol dire per chi partecipa a un meeting il vedere il tuo schermo ma senza poter accedere direttamente al tuo schermo, quindi non può operare sul tuo computer. C'è invece la possibilità di dare anche di attivare l'opzione dove la persona a cui dato quindi dare a una persona specifica la possibilità di lavorare anche sul tuo computer. Non credo, se questa è la domanda, Camillo, che Zoom sia lo strumento più corretto per fare questo tipo di cose, cioè non è uno strumento Zoom pensato per l'assistenza da remoto, secondo me. Ci sono strumenti che lo fanno meglio. Non so, adesso cedo la parola a Tommaso che magari ha un'opinione diversa. No, ma quello che io trovo molto carino è l'immediata possibilità di non solo condividere una schermata o tutto il computer, ma anche di fare in modo che si possa controllare, dare cioè il controllo remoto solo di una parte del PC. Quindi io posso dire ad Andrea che ne so, che mi controlli ma solo la finestra di Word. Lui non può agire al di fuori di altre finestre. Nel momento in cui io gli tolgo il focus da quella finestra, lui perde il controllo remoto. Adesso io questa cosa penso ci sia anche su TeamViewer, adesso non sono sicuro, però sono sicuro che su Zoom c'è ed è molto molto comoda. E per JAWS ovviamente, a patto che si ceda anche diciamo, che si condivida anche l'audio, perché altrimenti se noi dobbiamo ricevere assistenza su JAWS non possiamo farlo. Ecco, il problema è che non siamo noi a poter fare assistenza remota, perché il pannello nel quale si va a controllare la macchina dell'altro non è focalizzabile con JAWS, quindi io lo posso solo dare a qualcun altro il controllo remoto, ma non posso farlo io perché non mi viene letta la schermata nella quale io devo andare a intervenire. Allora, c'è una domanda da parte di Angelo Camodeca. Angelo, vai. Angelo? Angelo? Non ti sentiamo. Adesso sì. Oh, adesso ci sono? Sì, vai Angelo. Mm-hmm. Benissimo. Vai. Allora, nel caso io dovessi fare la condivisione dello schermo e voglio far vedere dei video e magari far ascoltare anche l'audio senza però far intervenire JAWS, c'è la possibilità?
Oddio, dovresti mettere Josy in muto, perché tu quando gli dici share computer sound, lui qualsiasi suono che venga riprodotto attraverso la scheda audio di tua scelta viene passato. Dovresti creare una nuova scheda audio, dovresti mettere una nuova scheda audio e redirezionare quella e usare Josy attraverso un'altra scheda audio che non condividi. Ma se tu mi stai chiedendo se è possibile farlo attraverso una singola scheda audio, la risposta è no. Vabbè, con una doppia scheda audio però lo posso fare. Sì. Con una doppia scheda audio lo puoi fare. Sì. Puoi anche fare una cosa se interessa, questo secondo me ha una portata limitata ma può essere interessante, puoi anche fare lo share solo del sound, dell'audio, senza fare lo share dello screen. Questo sì, se si tratta di un audio sì, però se si tratta di un video chiaramente... No, certo, è tutto non si può avere. No, certo. Ok, darei di nuovo la palla a te, Tommaso, facendoti ripartire là dove ti eri fermato e soprattutto andando anche a vedere un attimo cosa fanno gli script già inclusi in JAWS, e poi vedi tu insomma che sei bravissimo. Allora, io gli script di JAWS ve li posso raccontare, ma non posso purtroppo farveli vedere in linea perché nel momento in cui lo share parte si disattivano. Sì, certo. Quindi, in poche parole, gli script fanno una cosa fondamentale. Danno la possibilità attraverso il comando Windows S di... decidere se sentire o non sentire gli avvisi. Quindi con Alt Windows S voi potete abilitare o disabilitare gli avvisi. Poi c'è un'altra, diciamo, suddivisione che potete fare. Potete scegliere con la combinazione Ctrl F5, quindi ricapitoliamo, Alt Windows S avvisi, Ctrl F5, potete, diciamo, cambiare tra due modalità. In una modalità sentirete solo gli avvisi, quindi quando qualcuno si collega, quando qualcuno si scollega, quando qualcuno entra nella waiting room o quello che volete. Con un'altra pressione di Ctrl F5 invece potete sentire anche i messaggi di chat, per cui voi potete scegliere di fatto se abilitare o disabilitare le chat. Non è possibile attraverso questi script ancora decidere quali tipi di avvisi vengono sentiti, quindi non si può decidere ad esempio se noi vogliamo solo sentire chi alza la mano piuttosto che solo sentire chi si collega o si scollega e via dicendo. Sono in lavorazione da parte nostra, nei prossimi mesi ne saprete di più, degli script un pochino che dovrebbero consentirvi di avere un po' più di controllo su quello che volete sentire o non sentire. Quindi per ora possiamo decidere soltanto di avere gli avvisi relativi alle chat, piuttosto che gli avvisi relativi a chi si connette, sconnette, eccetera, ma in futuro con degli script nuovi che pian piano stiamo cercando di realizzare potrete avere molto più controllo e sentire, decidere veramente cosa volete o non volete sentire, quindi solo le mani alzate, solo le chat, solo i collegamenti, eccetera. Un'ultima cosa che volevo dirvi è che con Ctrl 1 fino a Ctrl 0 potete sentire gli ultimi N avvisi. Ad esempio con Ctrl 1 potete sentire il primo avviso, con Ctrl 2 il secondo avviso, eccetera. Questo, badate bene, influisce, cioè viene determinato anche da quello che avete selezionato prima. Quindi se io voglio solo gli avvisi, in questa cronologia di Ctrl 1, 2, 3 sentirò solo gli avvisi. Se invece voglio le chat, anche verranno incluse anche le chat. Quindi in base a quello che avete messo o tolto con Windows Alt S o con Ctrl F5, voi potete decidere cosa sentirete nella cronologia di Ctrl 1, 2, 3, eccetera. Spero di essere stato chiaro a sufficienza. Sì, secondo me sì, però era giusto anche per rispondere alla domanda, mi sembra di ricordare, di Carlo prima. Allora, per esempio, gli avvisi su chi entra e chi esce dal meeting, che possono in effetti disturbare, posso diciamo configurare JAWS in modo che mi informi su alcune cose o meno utilizzando le due combinazioni di tasti che ha appena spiegato Tommaso, Alt Windows, il tasto Windows e la S, è un
sono entrambi, diciamo così, sono dei menu ricorsivi, diciamo così, e Alt F5 per la possibilità appunto di differenziare che cosa voglio che JAWS mi legga. In questo modo posso però soltanto, come dire, abilitare o disabilitare tutte, cioè, diciamo, o tutte gli avvisi, to cure, oppure solo le chat, e quindi non ho la possibilità di avere una, quella che io chiamo una granularità nelle informazioni che arrivano a JAWS e quindi che mi vengono lette. Questa cosa è possibile farla, la cercheremo di realizzare, e nel momento in cui l'avremo realizzata la metteremo magari disponibile, no, magari la metteremo disponibile per tutti in download al nostro sito. Per questo motivo, insomma, vi invito a segnalarci le cose se utilizzate Zoom, anche non solo per i nostri meeting, a segnalarvi che cosa magari vorreste trovare nei prossimi script, o che cosa magari migliorabile, insomma tutto quello che vi viene in mente che secondo voi è possibile realizzare con uno script, fatecelo sapere che sicuramente proveremo a realizzarlo. C'è un però su tutto questo: da ormai insomma un po' di tempo, parecchio tempo, siamo entrati a far parte di un programma di Freedom Scientific per avere il nostro JAWS in versione appunto italiana localizzato in parallelo alle altre lingue, in primis l'inglese. Questo vuol dire, come cosa positiva, che abbiamo, ogni volta che viene rilasciato un nuovo release, abbiamo subito l'italiano. Perdono, mi sono impappinato. L'aspetto negativo di questo come dire, modo di lavorare è che mentre prima noi Vision Depth potevamo rilasciare una versione solo per il mercato italiano e quindi includere o escludere alcune cose, correggere, modificare alcuni script solo per il nostro mercato, oggi non lo possiamo più fare. Non mi voglio tediare su come funziona in questo momento, ma gli script inclusi nell'installer di JAWS, diciamo così, sono standard per tutte le lingue che vengono rilasciate contemporaneamente all'inglese. Quindi non potremo includere in quell'installer i nostri script. Questo è, se volete, un aspetto negativo di tutta la faccenda. Come un aspetto negativo è anche il fatto che prima qualcuno di voi ci ha segnalato un bug, un errore nella traduzione o una traduzione che non era presente. Oggi è stato rilasciato, appunto in queste ore è stato rilasciato una nuova versione di JAWS. Correggeremo queste cose che ci sono state segnalate, ma saranno incluse soltanto in un prossimo JAWS, che ho la sensazione che sia che sarà rilasciato attorno a giugno. Nella versione precedente, nel modo di lavorare precedente, era invece noi potevamo rilasciare un JAWS nel momento in cui potevamo correggere una cosa, creavamo un nuovo installer e lo rilasciavamo subito. Ci sono dei pro e dei contro. Credo che ci siano più pro oggi che non prima, però sarebbe stupido e sciocco da parte mia non negare che ci siano anche dei problemi con questo sistema. Carlo, se hai... Scusa, cos'è la gallery? Non ne hai parlato, non ho... o ero distratto? Allora, la gallery è semplicemente una cosa che influisce nel video, ovvero quando tu hai la gallery è una cosa che si vede basta monitor, tu hai tutti i partecipanti uno di fianco all'altro, tu vedi i video di tutti i partecipanti a mosaico, giusto Andrea? Ah, scusami, avevo disabilitato il microfono per errore. Sì, assolutamente. Ci sono due modalità di vedere, diciamo, il meeting, di avere la presentazione del meeting. Uno è, diciamo, full screen e l'altro è appunto a gallery. Quella gallery ho tante, a schermo tutte, non tutte, perché oggi per esempio siamo in tanti, ma insomma ho il più possibile la presenza di utenti e del loro video a schermo, e invece con la speaker view, che è quella standard, io ho la possibilità di vedere a schermo
soltanto, soltanto la schermata di colui che parla. Ok, quindi per esempio se voi avete, come ritengo, questa modalità che è quella di default, avete in questo momento la scritta Andrea Maglio, cioè la persona che sta parlando. Se invece entrate nella Gallery View, avete selezionata la schermata con la scritta Andrea Maglio o con lo schermo Andrea Maglio, se Andrea Maglio avesse abilitato il video. Però vedreste anche a schermo appunto una serie di altre persone, quindi potete vedere, non so, faccio dei nomi a caso, Tommaso che faccia fa, o Corrado, o Tizio e Caio Sempronio. Sono due modalità diverse. Spero sia stata chiara la mia risposta. Tommy, prego. Ok, allora, sperando che funzioni tutto, sperando che funzioni tutto lo share come dovrebbe, io ripartirei a fare un attimo vedere quello che si può fare nel pannello dei partecipanti, se non hai nulla in contrario, perché appunto prima abbiamo avuto questa brusca interruzione dovuta allo share che non andava, speriamo che sia risolto. No, brocca. Vediamo di... Mi hai tolto la... Sì, scusami, te lo ridò subito. Vai. Ce l'hai, Tommy? Sì, sì. Vuole pulsante attendi. Ok. Cosa stai vedendo? Stop share pulsante. Personal meeting ID settings. Mute currently mute audio settings pulsante start mi video. Ah, ok, questa schermata comunque non si può, la schermata proprio nel meeting a quanto pare non si può vederla, la schermata quella proprio del meeting, ecco, certo. Dove era il problema, ve la posso solo far sentire. Video settings pulsante. Allora, torniamo nel nostro nella nostra lista partecipanti, quindi alt U. Partecipants 49. Vedo che ha diminuito un pochino il numero. Nicola, Max, 80, Marco, Gero, Massimiliano, Matteoni, computer audio. Massimiliano Matteoni, vediamo con tab cosa possiamo fare. Un mute pulsante. Possiamo togliergli il muto, come ho detto prima. More options for Massimiliano Matteoni, pulsante attendina. E abbiamo un pulsante attendina con più opzioni. Andiamo a vederlo insieme. Menu contestuale, cat. Chat, quindi posso creare una chat singola con lui. Asto start video. Di attivare la videocamera. Ma che host? Renderlo host, come abbiamo detto prima, quindi posso decidere passargli a lui la palla, diciamo. Una volta che Andrea me l'ha passata a me, io posso rendere host chi voglio io, fermo restando che poi Andrea comunque potrà richiamare quando vuole la sua proprietà dell'host. Allow record. Allow record, questo è molto interessante perché mi dà la possibilità, in modo selettivo, per cui io posso scegliere quali partecipanti sì e quali no, mi dà la possibilità di permettere a questa persona di registrare. Quindi se io cliccherò qui, renderò Massimiliano in grado di registrare la mia conversazione. Dopo accendiamo un attimo questo fatto, ma comunque la registrazione si può fare sia in locale che in cloud. Questa cosa del permetti registrazione è solo locale. L'unica persona che è in grado di registrare in cloud è chi ha organizzato la riunione. Rename, io posso rinominare qualcuno. Metterlo in sala d'attesa, quindi posso temporaneamente escluderlo dal meeting. Rimuove. E toglierlo. Report, punto, segnalarlo, quindi posso decidere che questa persona si è comportata in un modo non consono, quindi posso riportarlo. Cut. E torniamo a chat. F. Iniziare keyboard find up. More options. Tutto ciò che si può fare con il singolo partecipante. Poi ho qui un bottone che si chiama Unmute All. Come vi ho detto prima, io posso zittire o togliere il muto a tutti quanti in modo da essere solo io la persona che può parlare. Mute all, pulsante mute all, quindi posso zittire tutti. Invite pulsante. Invitare. Se io premo qui, potrò invitare qualcuno alla riunione. Io avrò un... adesso non sto a farvelo vedere, comunque mi apparirà una schermata dove io posso inserire un indirizzo mail, il nome di una persona e invitarlo tramite messaggio alla mia riunione, come appunto abbiamo fatto noi prima. More options for Max 83. E quindi torniamo qui alle nostre più opzioni per Max.
Shift Tab un'altra volta ci dovrebbe riportare alla lista dei partecipanti. Unmute pulsante. More option. Unmute pulsante. More option. Invite pulsante. Mute. Unmute. More option. Chiudo questo pannello dei partecipanti con Alt U. Chiudo menu. More options. Format. Pulsante. Attendine. Partecipa. L'ho chiuso. Adesso voglio un attimo vedere il pannello della chat, perché mi sembra molto interessante. Lo apro con Alt H. Zoom Broadcast. Eccoci qua. From William to input text type messaggere, editazione. Il primo pannello in cui noi atterriamo quando facciamo Alt H è quello dell'input della chat. Qui possiamo scrivere il nostro messaggio e con invio mandarlo. Se noi facciamo tab, From William to Everione, 052.32. Abbiamo la nostra lista che possiamo scorrere con le frecce. From Max 83 to Everione, 052.35 PM, non riesco a chiedere la parola con il mic. From William to Everione, From Alessandro Rossetti to Everione, From Alessandro Rossetti. Scorrendo. Nicola Ferrando pulsante attendina. Qui io ho un pulsante dopo la lista, facendo ancora tab una volta, ho un pulsante dal quale posso selezionare a chi voglio mandare il messaggio. Quindi facciamo un esempio: se io voglio mandare un messaggio ad Andrea, farò due volte shift tab. From input text type messaggere, editazione. Però messaggio di prova, due volte tab. Nicola Ferrando pulsante attendina. Premo qui. Send cut, editazione, send cut, Everione in meeting. Andrea Amaglio, a 250, Andrea Amaglio. Scelgo Andrea. Input text messaggio di prova editazione. E do un'altra volta invio. Come vedete, ritorno nel campo di testo, do un'altra volta invio. Attenzione, from to Andrea Amaglio, messaggio di prova. Come avete sentito, Jaws automaticamente mi ha detto che io ho mandato un messaggio ad Andrea con scritto messaggio di prova. From Alisto, Andrea Amaglio, pulsante, more chat options, pulsante, attendina. Questo è tutto, vediamo un po' cosa ci dice per more chat options, quindi più opzioni per la chat. Apriamo questo menu. Menu contestuale, save chat. Posso salvare la chat in un log, quindi per poi vedermela, per poi leggere un TXT con tutti i messaggi che sono stati scambiati. No, ne un checked, posto un checked. E qua posso scegliere di chi salvare la chat, quindi io posso scegliere... ad esempio, se voglio vedere solo i messaggi dell'host, di nessuno, Everione pubblici, Everione pubblici, privati, tutti i messaggi pubblici e privati, save chat. E torniamo a save chat. Quindi questo menu in sostanza mi permette di salvare la chat e di scegliere, di filtrare, diciamo, di chi voglio i messaggi salvati. Questo sì. È tutto per i due pannelli chat e partecipanti. Ricordiamo, Alt U per espandere o comprimere il pannello dei partecipanti, Alt H per espandere o comprimere il pannello della chat. Attenzione, Margherita e commerciale Carla Zedan. Attenzione, Margherita e commerciale Carla Sloveredan. Alzate. Tommy. Dimmi. Vogliamo far provare e sentire come cambia sul tuo Jaws con le impostazioni appunto Alt Windows S e quello invece con l'F5 per vedere quali sono le impostazioni che si modificano? Dobbiamo fare, devi tu fare lo share dello schermo perché altrimenti gli script si disattivano. Ah, hai ragione. Scusami. Allora, puoi semplicemente farci risentire a tutti lentamente quali sono le opzioni? No, neanche questo. No, purtroppo no. Impostazioni di default. Perché una volta che si cambia, si fa la screen share, purtroppo... gli script non possono essere caricati. No, perché banalmente non possono essere caricati perché banalmente non puoi mai fare lo share di quella schermata lì e non sei mai... Attenzione, Alessandro has left a message. Sì. Attenzione, due partecipanti file done. Mi spiace. Attenzione, Alessandro Rossetti has left a message. Spero che sia chiaro lo stesso. Due partecipanti file done. Attenzione, tre partecipanti file done. Mi sono un po' di mani alzate, cominciamo a dare la parola, diciamo, a chi decide di parlare. Vai Andrea, prendi l'host. Sì. Aspetta. Allora, Patrizia, vai. Mi vai. Sì, ti sentiamo. Allora, per quanto riguarda quello che dicevi prima, al momento che uno parla, inquadrare direttamente quello nella modalità gallery o... Sì. Ok. Sì. Se io ho la telecamera spenta, vabbè, adesso non so se ce l'ho acceso o spenta. No, è spenta, Patrizia. Se io ho la telecamera spenta, sì. Anche se tu mi inquadri, non mi vedi.
No, se hai la telecamera spenta non ti posso vedere. Sei tu a decidere se abilitare o no la telecamera, non posso farlo io. Ok. Con Alt V di video puoi abilitare e disabilitare la telecamera, Patrizia. Ma lo puoi fare solo tu, cioè io non posso forzare questa cosa. No. Tu puoi chiederle di... Esatto. Tu puoi chiederle di... Puoi dirle, per favore, accendimi il video. C'è un'opzione proprio che lo fa. Sì. Oppure di togliere il muto al microfono. Poi sei tu che decidi se farlo o meno. Esatto. Ok, grazie. Io l'unica cosa che vedo per tutti, non solo per te, per tutti coloro che non hanno la webcam attiva, vedo la username con cui si sono logati. Nel tuo caso, Patrizia. Uh-huh. Grazie. Niente, figurati. Alessandro, a te la parola. Rossetti, scusami, perché magari c'è altri Alessandro. Alessandro? Alessandro? Non ti sentiamo, Alessandro. Alessandro? No. Alessandro? No. Do la parola allora a Angelo Camodeca. Che aveva... Vai, senti, volevo sapere, sapete se è in programma, se è prevista la traduzione in italiano di Zoom? No, però onestamente non abbiamo una risposta, perché non abbiamo alcun tipo di collaborazione con Zoom Test, con quelli di Zoom, scusami. Quindi no. Cosa che mi fa strano è che c'è in veramente un sacco di lingue, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, ce n'è. In italiano no. Sì, strano. Non so come mai. Non ne ho idea. Perché poi è apparso con questo periodo di coronavirus, perché prima quasi quasi non si conosceva. Sì, ha avuto un'esplosione in questo periodo, veramente. Sì. Aggiungerei meno male per noi, perché tante altre piattaforme molto meno accessibili di questa non hanno avuto il risultato sperato. Quindi che sia stata proprio questa che ha avuto il boom è per noi una gran fortuna, no? Sì, sì, sì. Io prima usavo GoToMeeting, ma diciamo questa è molto più accessibile. Sì, diciamo che in tempi non sospetti Freedom Scientific ci aveva caldamente suggerito di utilizzare Zoom per organizzare questi meeting. Se posso dire la mia, ma è una mia, come dire, personalissima opinione. In precedenza organizzavamo questi meeting con un'altra piattaforma, di cui onestamente mi sfugge il nome, che ci permetteva una cosa che secondo me era molto 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 carina, cioè permetteva una sorta di co-browsing, ovvero oltre a, come in questo caso, poter condividere il mio audio e poter anche chattare, mi dava la possibilità per tutti voi di inviarvi delle pagine web o dei documenti che si possono aprire attraverso un browser, quindi all'interno di un browser, potevo inviarveli in modo che voi potevate navigare all'interno di questi documenti in autonomia mentre io vi spiegavo cosa potevate trovare o fare all'interno di questo documento. Secondo me questa opzione era molto molto interessante, quantomeno per la possibilità che avevamo di insegnare in modo più semplice la navigazione web, no? Cioè andiamo insieme sul sito di, faccio un nome di cui non mi interessa niente, di Amazon, per vedere insieme come fare un ordine. Vi inviavo la pagina di Amazon e voi in automatico vi trovavate sulla pagina di Amazon, quindi potevate navigare nella pagina di Amazon esattamente come facevo io col mio Joso. E questo era molto, secondo me, molto utile. Questa piattaforma invece Zoom non ce lo permette. E vabbè, pazienza, faremo in un altro modo, insomma. Ecco. Diciamo che è ovviabile, semplicemente mandando in chat l'URL della questione, poi ognuno ci va, diciamo. Non è la stessa cosa, però. Non è la diciamo stessa cosa, secondo me.
non è la stessa cosa. E scusami, provo a leggere a Alessandro che mi scrive in chat. Stavo facendo una prova. Sì, Alessandro, allora, adesso ti sentiamo. Vai, allora, Alessandro. Allora, alta non funziona, bisogna andare di spazio. Vabbè. Come alta non funziona? La vuole di lì, non lo so. No, ma infatti ci sono dei problemi, perché uno è questo. L'altro è che nelle opzioni della chat mi rimane fermo su Save Chat e non mi scorre il menù. Però strano. No, ma ve lo dico. Non vorrei che hai una vecchia versione di Zoom, perché adesso non so gli altri. Zoom però si è aggiornato. Ma forse, ma che versione di Zoom stai utilizzando? Non lo so. Non 2003. Ancora non sono a quella nuova. No, però non so cosa dirti, perché nessuno per fortuna lamenta questi problemi, insomma, dai. Vabbè, comunque, Alessandro, facci la domanda, vediamo. No, ma era quello che vi volevo dire. Infatti ve l'ho scritto in chat poi. Sì. E non lo so, no, perché adesso chiedo anche agli altri, ma Alta A me perfettamente, insomma. No, mi diceva tutte le volte audio mute e io avevo voglia. Allora, no, scusami, c'è soltanto questa possibilità che tu possa, però non so se una, come dire, credibile. C'è in effetti con tenendo premuto lo spazio, quindi non premendolo una volta sola, ma tenendolo premuto. Sì, l'avevo letto, esatto, infatti, di attivare o disattivare il mute, diciamo così. Però comunque funziona anche l'alta, cioè a me funziona anche lo spazio, però mi funziona anche l'alta. Non so, non so davvero come. Vabbè, insomma, sono queste due stranezze, ma insomma, ogni tanto capita. Mi spiace. Quindi... vabbè, e niente. Susanna. Mi sentite? Sì, benissimo. Ah, ok. Allora, volevo sapere perché vi hanno usato Zoom piuttosto che Skype e quali sono le differenze. E poi, un'altra domanda. Perché, cioè, queste domande che voi avete spiegato vengono usate anche in iOS oppure sono diversi? Allora, io rispondo alla prima, magari se vuoi tu rispondi alla seconda. Sì. Allora, specialmente qual è la differenza con Skype? La differenza di Skype è che tu in Skype hai una tua lista contatti, okay? Tu in Skype hai i contatti che aggiungi e poi devi chiamarli oppure fai la videoconferenza, l'audioconferenza, quello che vuoi, ma comunque diciamo che sei sempre tu a gestire dei contatti che tu devi aggiungere. Mentre Zoom è fatto proprio in modo da non avere questa cosa dei contatti, che comunque li puoi avere, dopo te lo faccio per vedere brevemente, ma la filosofia di Zoom è quella che tu fornisci un ID della stanza e poi sarai tu che inviti queste persone e chiunque abbia l'ID della stanza può entrare. Cioè diciamo che Skype funziona più per le chiamate singole o di gruppo, un po' come WhatsApp, no? Dove tu chiami il numero di Tizio, il numero di Caio e magari fate la conferenza. Qui è proprio basato su stanze, ovvero tu condividi la stanza con chi vuoi e dopo chiunque sappia l'ID può entrare nella conferenza. E tu non è che hai sempre una lista contatti sempre disponibile che ti possono chattare, ti possono chiamare, ti possono... Nel momento in cui la stanza non c'è più, nessuno può interagire con te. Quindi è fatto per delle cose, diciamo, fissate. Che ne so, il meeting di 2 ore, come può essere questo, si crea l'ID, si entra tutti, si fa il meeting, poi chiuso. Non hai il rischio che qualcuno poi ti cerchi in altri momenti. Mi sono spiegato? Ah, ok. Quindi è come se fosse, per esempio, una lezione momentanea, come a scuola. Esatto. Infatti, oltre ai meeting, tu puoi fare dei webinar. E qual è la differenza tra i meeting e i webinar? Che i webinar non si può parlare, c'è solo la persona che spiega può parlare, gli altri possono solo intervenire in chat. Tu puoi anche fare così se vuoi. Ok, chiarissimo. Per la seconda, invece? Per la seconda, noi qui, Susanna, facciamo questi training nell'uso di alcuni software con JAWS. E quindi chiaramente su iOS o macOS
non essendoci JAWS, non li prendiamo in esame. Questa è la risposta ufficiale, l'unica verità che posso darti. Ah, ok, grazie. Niente. Certo è che su iOS c'è Zoom e molte cose sono possibili, diciamo. Se tu vuoi entrare con iOS sui nostri meeting, lo puoi tranquillamente fare. Tant'è che noi diamo sempre anche il link dell'App Store, no? Quando diamo le newsletter per queste lezioni virtuali. Sì. Sì, diamo la possibilità di seguirci, c'è qualcuno che ci segue su iPhone perché magari non ha a disposizione un computer con Windows e così via, ma siamo focalizzati sul mondo Microsoft, sì, in quanto JAWS è compatibile solo con Windows. No, perché io uso molto di più l'iPhone e mi trovo bene. Chiedevo se queste opzioni che voi avete spiegato fossero anche con iPhone. Avere. Allora, sì, cioè, alcune opzioni ci sono, altre le vedo molto, molto complicate da gestire con un iPhone. Banalmente, la possibilità di diventare host e condividere il proprio schermo per far vedere qualcosa con un iPhone, la vedo un'opzione veramente molto, molto, molto complessa. Molto complessa. Ok, chiarissimo, grazie. Niente, figurati. Giuseppe? Vai, Giuseppe. Giuseppe? 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 Mi sentite adesso? Sì, adesso sì. Ecco. Sì. Santa Madonna. Vai. No, dicevo, dalle domande precedenti ho capito, insomma, quello che dovevo chiedere. Una cosa sola, audio non un mutente, vuol dire che è attivo, giusto? No, sì, unmuted, un muted è attivo. Muted vuol dire mutato, cioè zittito, silenziato. Sì. Allora, un muted significa attivo. Muted e non attivo, giusto? Esatto, silenziato. Sì. Però attenzione Giuseppe, scusami, lo dico per tutti. Allora, quello che ti legge JAWS, per esempio nel mio caso legge mute, vuol dire che se faccio alt A rendo muto il mio microfono. Se invece mi legge unmute, vuol dire che premendo, disabilito il mute e quindi riabilito il microfono. Cioè, quello che mi legge il sono questi giochetti per cui alle volte ci troviamo nella condizione di non sapere se siamo ascoltati oppure no. Esatto. Quindi perdoniamoci, no, a vicenda. Ma no, figurati, ci mancherebbe. Giuseppe, perdonate. State ben attenti a disattivare i microfoni se non è strettamente necessario. Esatto. Allora, Ciecone, viaggiatore, a te la parola. Sì, buonasera, scusate il nome. Mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Ah, perfetto. Scusate il nome, hai appena parlato Andrea della professionalità, di avere un nome congruo, e io che Zoom lo uso, a parte per i vostri interessantissimi webinar con gli amici, c'ho Ciccone Viaggiatore, quindi mi verrai subito bannato, cacciato fuori. Ti ricordi il pulsante remove o rename che ti ho fatto vedere prima? Ecco, ho voglia di usarlo. Ecco, usalo. E vabbè, ma è un po' come il piccione, invece del piccione è il cercone. Comunque, vabbè. Volevo chiedere banalmente se io decido di invece essere host, cioè alle 17 voglio fare io un meeting, no? Perché noi abbiamo visto dalle user come rendere anche host le persone, eccetera. Se io decido di tenere io un meeting, qual è la, tra virgolette, la procedura o i passi, gli steps? Allora, ti faccio sentire, sperando che lo share si comporti come deve. Vai Andrea. Sì, scusami. Aspetta. Dammi il potere supremo. Sì, sì, sì. Arrivo. Eccoti. Vai. Ok. Allora. Okay. Video setting. Ci siamo. Posta in arrivo 1100 di desktop. Waiting controls. Zoom. Setting. Ok, allora. Quando io sono sul meeting, ammesso che io abbia creato un account, avrò due finestre che potrò, diciamo, focalizzare con Alt Tab.
Una è la finestra del meeting e una è la finestra proprio di Zoom. Quindi andiamo a sentire. Questo è Meeting Controls, che è la finestra che abbiamo visto prima, dove ci sono la chat, i partecipanti e via discorrendo. Documento Zoom. E questo è Zoom. Setti pulsante. Ok, arrivato qua, io con il tab andrò a cercare Return to Meeting pulsante. Questo per ritornare al meeting. Schedule pulsante. Schedule, che vuol dire pianifica una riunione. Martedì 28 aprile 2020, 18:02:43. Qui mi fa vedere la data di oggi. Cancel background image, select no upcoming meetings today. No upcoming meetings today, cioè io non ho per oggi alcun meeting previsto se non quello di che sto al momento svolgendo. Home scheda attivato, selezionato. Qui c'è una serie di schede. Io vado su meeting. Message, scheda attivato, selezionato. Questa è la chat, che è l'ultima cosa che vi farò vedere. Meeting scheda attivato, selezionato. Meetings. Una volta selezionato meetings, vado di tab. Se accreditazione. Zoom Maso non is status presenting free account pulsante attenina. Ok, qua mi dice che io sto presentando. Refresh pulsante. Upcoming meeting scheda attivato, schedule meeting pulsante. Schedule meeting. Qua io posso decidere di far partire un meeting. Il mio meeting ha una certa ora e quindi lui poi mi ricorderà che a quell'ora io ho il meeting. Oppure mio personal meeting primo DPM 5452915. Qua mi dice qual è il mio meeting di personale, perché ogni account ha un suo ID personale. Mio personal meeting primo DPMI. Personal meeting primo D545. Copy meeting invitazione informazione pulsante. Ma posso copiarlo. Edit meeting pulsante. Posso modificarne i parametri. Show meeting invitazione pulsante. Posso mostrare, diciamo, qui in questa finestra l'invito che manderei alle persone. Meeting scheda attivato, se accreditato. E sono ritornato. Se io non stessi presentando, mi darebbe la possibilità di iniziare il meeting, il mio meeting. Ricordiamo una cosa importante, ovvero che se io ho un account gratuito, posso solo cominciare un meeting mio personale. Quello che, diciamo, mi dà Zoom. Se io invece ho un account pro, posso fare questo, ma anche fare un numero illimitato di meeting diversi. Quindi non è detto che io abbia solo una stanza, ma posso avere tante stanze con parametri diversi. Che ne so, in uno posso decidere chi deve entrare e chi no, in uno posso mettere la password e in uno no. Comunque questa è la schermata da cui io posso cominciare il mio meeting. Una volta che l'ho cominciato, darò l'email di invito a chi voglio e farò start meeting e aspetterò che la gente entri. Grazie. Sì, intervengo solo per aggiungere che appunto nella Zoom permette comunque tutti. Sei lontano dal microfono. Ah, scusate. Zoom permette comunque a tutti di creare dei meeting e di invitare delle persone, massima durata 40 minuti, insomma, questo è anche uno dei motivi probabilmente che ha decretato il successo di questo. Di questo strumento, penso io. Tommaso, vai, non ci sono altre domande. Zoom. Ok, sono ancora in share? Sì. Ok, ultima cosa che vi voglio far vedere, la chat. Allora, come Skype, anche Zoom ha una, diciamo, limitata funzionalità di chat, in maniera tradizionale, quindi io posso avere i miei contatti, le mie cose, un po' come Teams, no? E questo serve per le aziende, ad esempio se io sono parte di un'azienda, un gruppo di lavoro, ho la possibilità di mettere, di invitare dei miei contatti e di scambiarmi un messaggio con questi contatti, un po' come la classica chattina tra colleghi, se vogliamo chiamarla così. Andiamo a vedere come funziona. Ecco, c'è da segnalare che gli script per ora non gestiscono questa cosa qui, quindi non sentirete i messaggi automaticamente mentre vengono scritti barra letti. Ma nonostante questo voglio farvi vedere questa funzione come si presenta. Andiamo nella mia scheda, nelle mie schede. Search editazione, search, refresh pulsante, upcoming meeting, schedule meeting pulsante, view personal meeting, copy meeting, edit meeting, show meeting, scheda attivato, selezionato. Ok, cambio scheda. Contact, scheda attivato, selezionato. Contacts, ecco qua. Adesso posso vedere Search editazione. I miei contatti. Qui posso cercare. Zoom Tommaso non is status present in free account pulsante attenina. Il mio stato attuale. Contact scheda attivato, select contact and canale pulsante attenina. Contact casella elenco. Storage chiuso. External un member aperto. Ecco, qui ci sono varie sezioni che si possono aprire o chiudere un po' come l'esploro risorse.
Vado a selezionare, come avete sentito c'è un membro, vado a selezionare Andrea. Andrea Ballo, status is in a zone vetted external user. Lo invio. Name is Andrea Ballo, external user. Andrea Ballo, start e contact, casella di controllo non attivato. Start e contact, che vuol dire che io posso, diciamo, dare importanza a questo contatto, lo posso rendere prioritario. Status is in a zone vetted. Mi fa vedere il suo stato. Cat pulsante. Do spazio qua. Cat pulsante. Cat un read message, scheda attivato, selezionato. Una chat. Io mi trovo adesso nell'elenco delle chat. Se accreditazione, blog, ballo, no, giunto, contact, group, catalog, nel short, ctrl, pt, edit, box, editazione. Level 2, attivate, item. Categoria, ops, level 1, 3. Qua ho una serie di level 2, attivate, item. Andrea, vai. Con Andrea, schiaccio invio. Level 2, RCNT, cazzo, option, pulsante, add new, cazzo, Andrea, ballo, pulsante. Andrea, profile. Name is Andrea, start cat pulsante. Invite top cat, Andrea Ballo pulsante. Categoria ops, level 2 attivate item. Andrea Ballo in a zone waiting, RC, add new, Andrea more op, simply, start Andrea Ballo 16, Andrea Ballo pulsante. Ecco qua, Andrea Ballo 16, 2.26, non volevo solo. Che io e Andrea ci siamo scambiati, quindi con le frecce su giù. Io 16, 2.25, mi ha bisogno. Andrea Ballo 16, 2.26, non volevo solo sapere se ti potevo essere d'aiuto. Andrea Ballo pulsante, repli pulsante. Posso decidere di rispondere, quindi reply. Andrea, aggiungere una reazione. Vuole pulsante attendina. Più opzioni. Repli pulsante. Facciamo che io voglio rispondere. Premo qui. Pulite a repli punto 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 editazione. Pulite a repli punto punto punto. Gli scrivo no, ma posso. E do invio. Come avete sentito, non, questa parte non viene gestita dagli script, ma io posso comunque, diciamo, leggere se voglio le risposte che ci siamo scambiati. Quindi questa è in breve la chat di Zoom. Non è la cosa più facile del mondo da gestire questa parte, anche perché come avete visto la finestra non è esattamente il massimo dell'intuitività, però nonostante ciò appunto se la vostra azienda, il vostro gruppo di lavoro, la vostra organizzazione usa questa cosa, sappiate che potete usarla, che c'è. Trovo questa ultima opzione che ci ha fatto vedere Tommaso estremamente interessante per chi utilizzasse Zoom all'interno della propria azienda. Difficilmente la vedo utile per chattare insieme a persone come possiamo essere noi, quindi diciamo non facente parte della stessa organizzazione. Probabilmente in questo caso probabilmente sarebbe più comodo appunto prima si è citato Skype, ecco, probabilmente sarebbe più comodo Skype, credo che sia più efficiente, non so l'opinione di Tommaso quale sia. Sì, diciamo che per colei che mi ha chiesto qual è la differenza tra Skype e Zoom, io direi che Skype è più idoneo a questo genere di cose. Zoom ha introdotto una specie di embrione di chat fatta in questo modo, ma è molto basilare. Sì. Sì, infatti sì, infatti sì. Ci sono delle domande? No, non vedo domande. Non so se devo preoccuparmi o meno, insomma. Allora, no, al Cini Massimo, vai al Cini. Sentite? Sì, perfettamente. Chiedo semplicemente se è stato già mappato o tratterete anche Skype. Skype lo possiamo fare in una successiva puntata, perché no? Sì, peraltro nella versione rilasciata oggi di Jaws troverete anche degli script di Skype migliorati, perché abbiamo corretto alcuni errori che avevamo fatto, quindi funziona, devo dire, estremamente bene, insomma, ecco, quindi... Sì, perché no? È uno strumento molto utile, in effetti. Potremmo trattarlo, Massimo. Grazie del suggerimento. Anzi, se ce ne sono altri suggerimenti, molto volentieri. Patrizia, a te la parola. Patrizia? Ti sentiamo. Sì, ti sentiamo adesso. Okay. Allora, quando prima si spostava Tommaso tra... un menu e l'altro, era tutto con tab prima di entrare nelle varie opzioni? Sì, assolutamente. Okay. Sì, assolutamente sì. Tab.
tutto in questa interfaccia è raggiungibile con dei semplicissimi tab, non c'è bisogno di tasti speciali, di cursori speciali, è tutto raggiungibile ed è proprio questa secondo me la forza di Zoom, il fatto che è davvero anche per noi molto semplice usare tutto quanto. Esatto. Sì, è la fortuna di Zoom è proprio quella, che è talmente semplice l'interfaccia, è fatta bene, che è molto facile usarlo con Jose, insomma. E quindi sì, assolutamente con Tab e con i comandi di scelta rapida è tutto molto facile, almeno credo che sia tutto molto facile, insomma. Andrea, scusa, mi senti? Sì, vai Carlo. Scusa, perché adesso la manina non mi ha sentito. Volevo chiederti una cosa. Se io sono host, sì, metto su un testo, Jos me lo legge, mi avevi detto di sì. Mi pare. Ma un testo nella chat, intendi? No, nello screen. Se fai lo share, sì. Cioè se tu apri una finestra di Word piuttosto che di Excel, in realtà te lo legge Joe, perché banalmente Zoom sta girando senza alcuna intromissione, cioè semplicemente tu usi un programma e anche altri vedono che cosa tu fai all'interno di quella finestra. E io posso lavorare su quel testo lì. Sì, assolutamente sì. E se non hai condiviso, e tra l'altro se tu non hai condiviso, non avessi condiviso l'audio di quella del tuo computer, nessuno sentirebbe neanche Giuse. Quindi volendo puoi perfetto anche lavorare senza. Sì. E quindi può leggere anche con le lingue inglese, francese e tedesco. Sì, assolutamente. No, perché sì. Quando apro Zoom, per uno che sa l'inglese e lo senti in italiano è un po' assurdo. Sì. E con l'inglese lo si sente bene. Sì. Ok, grazie. Sì, non confonderti con tipo quelle cose come Skype for Business, dove tu condividevi una finestra e di fatto non era la vera finestra dell'applicazione, ma era un finestrino in parte, un finestrino a fianco alla schermata che tu non potevi leggere. Ad esempio mi ricordo con Skype for Business tu condividevi un PowerPoint, non era il vero PowerPoint ma vedevi la presentazione dentro Skype for Business e quella non la leggevi mica. No, non è questo, tu stai lavorando effettivamente nell'applicazione. Sì. L'unica cosa che non puoi fare, come abbiamo tristemente constatato, è condividere proprio la finestra del meeting, quella non puoi condividere. Sì, però è anche un'esigenza che nel 99,9% dei casi non ha nessuno. Ce l'abbiamo solo noi. Sì, dai, non è un'esigenza che secondo me qualcuno sente. Poi, per carità, magari mi sbaglio, però la vedo difficile, insomma. Per carità, vediamo. Cedo la parola a Paolo Tomasi. Vai Paolo. Eccomi. Allora, una cosa sola, velocissima. Vai. Volevo dire, quegli script che che si diceva prima di Skype sono per la versione quella preinstallata, cioè quella che adesso in tutti i computer di Windows 10 c'è, o per bisogna installare proprio Skype, cioè quella praticamente che si scarica e si mette, insomma, ecco. È la versione che si installa di Skype, è la versione diciamo desktop cosiddetta. No, perché c'è proprio la versione, io in Windows non c'ho Skype, però se vado su tutte le app a un certo punto trovo Skype comunque su Windows 10. Sì, hai ragione. È gestibilissima, voglio dire, non è che non sia gestibile, io perlomeno mi ci trovo bene, ecco. Non so l'esperienza che ha Tommy su questa. Quello che suggerisce Freedom è la versione desktop da installarsi. Io si fa, non ti dico che non si gestisca, però non hai una serie di comodità che ti danno gli script, ad esempio un tasto per saltare direttamente alla cronologia, un altro tasto per saltare direttamente al campo in cui metti il tuo messaggio, nonché la necessità di premere meno tasti. Si gestisce tutto. Vabbè, quello... Però
diciamo che gli script con questa versione 8 che si installa ti danno un po' più di comodità. Mettiamo. Sì, sì, d'accordo, quello sono d'accordo, no, per carità, no, ma era, chiedevo solo se c'era questa differenza, visto che io ho usato parecchio anche quella preinstallata, ecco, tutto lì. No, capisco perfettamente, credo che sia meglio per noi utenti JAWS utilizzare la versione desktop. Va bene, grazie. Niente, figurati, sempre un piacere. Barbara Lepurini. Vai, Barbara. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io volevo dare un suggerimento, visto che parlavate del discorso degli script, anche sulla base un po' di quello che era emerso prima, potrebbe essere utile, voi ve lo butto lì, poi valutatelo voi ovviamente, per esempio quando si attiva e disattiva il microfono, oltre a dare il messaggio, insomma, attivo e disattivo, eccetera, potrebbe essere carino abbinare un suono crescente o decrescente, un suono sì quando si attiva, un suono no quando si disattiva, non lo so, un feedback anche di questo tipo, un po' sulla linea di quando si usano per esempio gli schemi suoni, che chiaramente in questo caso non sono schemi, però insomma la filosofia alla base è questo qui, insomma, perché penso che a volte nell'interfaccia anche qualche feedback audio potrebbe essere, possa migliorarne l'usabilità. Va bene, questo ve lo metto lì. E l'altra cosa, vabbè, intanto grazie di tutta la panoramica, perché sicuramente sempre avere tutto, insomma, è sicuramente molto utile, quindi grazie, vi seguo sempre molto volentieri. Volevo dire una cosa, visto che in chat, poi lo direte meglio voi dopo di me, ma visto che ho la parola, qualcuno ha chiesto dell'accessibilità di WebEx, certo. E ho avuto modo di provarlo l'altra settimana, e devo dire che mi sono trovata, direi parecchio bene. L'accessibilità direi che sia buona, sia stata pensata sia per quanto riguarda gestire sia la chat, sia attivare e disattivare il microfono. Lo trovo comunque un po', forse un po' poco usabile, nel senso che a volte bisogna girare un po' troppe volte con il tab, però ecco, direi che accessibile lo sia. In tutte, anch'io ho il problema di che hanno anche altri, ma questo purtroppo lo dovremo risolvere in altro modo, di quando si fa lezione si deve far vedere il video e chiaramente dovremmo attrezzarci con la seconda scheda audio. Perché per esempio quando facevo lezione la faccio, per dire, con i proiettori in cui c'è l'HDMI, a volte è facile perché l'HDMI te lo cattura, no? Certo. Però puoi separare, perché in JAWS puoi dirgli di andare sulla scheda audio del computer. Sì. E poi invece puoi mandare tutto il resto dell'audio sull'HDMI. Qui va rivisto ovviamente questa cosa, e per ora anch'io vedo l'unica soluzione quella della seconda scheda audio, insomma, però sì. Questo, insomma, non credo che al momento ci siano altri modi anche da pensare in futuro in qualche modo, insomma, non la vedo neanche io altra soluzione, insomma. Va bene, niente, tutto qua. Sì, non c'è una facile soluzione su questo, Barbara, in effetti. No, neanche io no, ci ho pensato, perché in alcuni casi ti dicono di cambiare l'input, vabbè, perché prima per esempio in Google Meet non si poteva fare, però non vedo altre soluzioni in questo caso, se non chi ha il display braille e può disattivare la voce, e allora a quel punto se lo gestisce dal display braille, sì. Cioè legge... Sì, certo. Non vedo altre soluzioni neanche io, perché anche dire al volo mentre uno manda il video... per esempio, che ne so, pensavo a qualcosa anche tipo uno script che mentre uno manda il video velocemente, no? Con una combinazione di tasti, fare quello che ora si fa con insert spazio S, no? Che sì. Magari richiede, magari abbinarlo, che ne so, mando il video in automatico, mi disattiva, che ne so, questa è scelta dell'utente, insomma, se lo vuole o no. Però una cosa anche del genere, non lo so, però ma sono cose così che ho pensato così a voce alta. Ma risentiamoci, Barbara, per capire meglio. Sì, volentieri. No, ma anche io mi rendo disponibile per qualcosa anche in base alla mia esperienza, per collaborare, per riflettere anche su queste cose, cioè lo faccio molto volentieri, se insomma se vi interessa, ecco, sì, io sono disponibile. No, molto. A riflettere insieme anche su queste cose, insomma. Assolutamente. Visto che poi una delle cose di cui mi occupo è proprio l'usabilità dell'interfaccia, no? Vedere come... Certo. Quindi insomma, volentieri. Certo. Grazie Barbara. Grazie a voi. Allora, ho visto alcune...
Costante, vai. Sì. Dai, ti sentiamo. Senti? Allora, una cosa molto molto veloce. Quando tu silenzi tutti, sì. In tutto in mute, sì. Inibisci proprio il comando oppure no, io se no, faccio no. Alta... Ah, ecco. No. Cioè, comunque, quindi volendo, ne potremmo metterci. Sì. Forse, c'è, sì, forse c'è un'opzione in cui posso inibire, ma non saprei dirti dov'è. Comunque no, non lo faccio. Solo questo. Prendo l'occasione per sottolineare una cosa, che i settaggi che sono nell'interfaccia di Zoom principale, quella che vi ho fatto vedere prima, delle schede generali, sono solo parte dei settaggi, perché quando uno poi apre la schermata dei setting, c'è un pulsante che si chiama More Settings, più settaggi, e viene fatta partire una pagina web nella quale puoi configurare veramente un triliardo di opzioni diverse. E tra cui, ad esempio, cosa possono fare i partecipanti, possono usare il video, non possono, possono usare l'audio, non possono, possono condividere lo schermo, chi sì, chi no, puoi fare veramente di tutto. Ed è probabilmente lì che si trova l'opzione che tu stai cercando, ovvero quella di forzare qualcuno a non poter parlare mai. Ok. Allora, rapidamente, Alessandro, a te la parola. Rossetti. Alessandro? Alessandro? Ci si farà? Sì, dai. Sì. Dai. No, ma mi sa che molto probabilmente è già stato risposto, quindi è una cosa che era rimasta indietro. Io non lo so, arriva in ritardo oggi. Tutte delle cose. Scusate, ma c'è qualcosa di della connessione, non lo so. Quindi no, la domanda che mi ponevo, ma credo fosse una cosa ovvia, quando prima si parlava di condivisione di testi, chiaramente chi condivide il testo, se condivide l'audio, lo fa ascoltare a tutti, ma noi praticamente non è che possiamo... No, ma non è vera questa cosa, Alessandro. No, ma non è vera. Domandavo, non è che... scusami, no, è una cosa con cui ne ho discusso con Carlo anche in privato. No, tu puoi condividere lo schermo. Ok. Ma l'opzione di condividere l'audio è una seconda opzione, quindi di default la condivisione dell'audio è assolutamente disabilitata. Quindi tu condividi lo schermo e fai vedere per esempio un foglio di Word... documento di Word, scusami, ma nessuno sentirà Jaws, almeno no, che tu... La domanda è, io che sono utente, vedo questo foglio condiviso. Io utente, ho capito, no, non riesci, ecco, no, non riesci a leggerlo. Quindi. Era questa non viene tramutato. Era per chiarire bene questo aspetto, ecco. Cioè, no. Io l'avevo dato per scontato, ma siccome mi sembrava un po' di aver capito che... No. Giustamente, no, non viene intercettato, no, dal comunque è un'immagine, voglio dire, bravo, della... sì. Sì. Perfetto. Dovresti tramitare il controllo remoto, allora sì. Sì, altrimenti no. No, ma è giusto anche che sia così, insomma, è... Se no con l'OCR, ma insomma, vabbè. No, perché è un video. No, ma Alessandro, ma è un video, una cosa video, non è un'immagine statica. No. Okay. Non si riesce. Va bene, ok. Fai un OCR, ti becca un snapshot in quel momento, ma sì, no. Prega Dio, cioè, nel senso no. No. Va bene, allora io saluto tutti. Sì, con Teams probabilmente sì, Anna, sì, però è una cosa diversa, lì fai una condivisione, magari lo vedremo un'altra volta a Teams. Lo vedremo un'altra volta sicuramente Teams, vedremo magari un'altra volta Skype. Suggeriteci qualunque cosa vi venga in mente per appunto migliorare gli script legati a Zoom e anche argomenti per le prossime lezioni.